La pala di Castelfranco. La pala, custodita all'interno del Duomo di Castelfranco, è stata commissionata al pittore Datuzio Costanzo in occasione della morte del figlio Matteo. Il dipinto, databile tra il 1503 e il 1504, raffigura, sullo sfondo di un paesaggio indefinito, la Madonna in trono con Bambino, San Francesco e San Liberale, identificato grazie all'insegna dei Cavalieri di Malta che impugna nella mano sinistra. Nella pala Giorgione offre un'interpretazione nuova del tema tradizionale della Sacra Conversazione. L'autentica novità della pala, però, consiste nell'aver scardinato l'impianto tradizionale, erigendo, dentro un'architettura pittorica piramidale, un trono altissimo, immerso nella luce di un paesaggio campagnolo. La composizione, quindi, è ridotta all'essenziale, mentre lo spazio viene suggerito dal colore attraverso modulazioni cromatiche giocate sulle variazioni dei toni del giallo e del verde. Il colore, dunque, è protagonista assoluto del quadro. Lo spazio, tuttavia, si estende in profondità nello splendido paesaggio, ma si percepisce anche attorno ai personaggi. Il nostro sguardo viene spinto al di fuori della composizione dallo schienale del trono senza fine, a sottolineare un simbolico percorso dalla realtà terrena al mondo divino. La scelta del punto di vista rialzato permette all'occhio di perdersi in profondità. Lo sguardo è libero di vagare per la pala. Domina il dipinto un senso di unità, diffusione totale, come riflesso di un sentimento religioso che unisce natura, divinità e umanità. La Madonna ha un atteggiamento solenne, conferitogli sia dalla testa dipinta in un ovale perfetto, sia dallo sguardo rivolto verso il basso. Tiene il braccio sinistro appoggiato al bracciale del trono, mentre con la destra sorregge il bambino, disposto obliquamente, addormentato in grembo. Il santo liberale è ritratto in posa mentre sostiene il suo vessillo con una mano e i guanti con l'altra. Il personaggio più dinamico è San Francesco, il quale protende la mano verso lo spettatore a mostrare le stigmate con un gesto di richiamo. Il mondo delle azioni umane, nel quale sono immersi la Madonna e il bambino, e lo spazio ai piedi del trono, dove i santi sono avvolti in una dimensione intima, ha diretto contatto con lo spettatore. Se il video l'hai trovato interessante, prosegui con le prossime opere. Buon ascolto!